Ah, ci sono, lo so che all'altezza dell'autostrada per Genova ci sono molte gallerie, però insomma magari se ti fermi perché altrimenti non... Mi fermo, mi fermo. Sei fermato? Sì. Ci sei. Allora, dicevamo, insomma, una scelta dettata da motivi personali, non stavi più con la testa a Salerno, perché Salerno, insomma, è mancato qualcosa. Che cos'è che si è rotto, Matteo? No, ma io, non, io è quello che voglio far capire, che non è il Salerno che si è rotto, è qualcosa che nella mia testa si è rotto, nel senso che non riuscivo più a dare quello che avevo prima. Per problemi miei personali, problemi di vita miei personali, ho dei problemi a casa, quindi questi pensieri, queste cose, la serenità per un giocatore importante, a Salerno non te lo permettono, magari dall'altra parte ti permettevano di sbagliare quant'altro. A Salerno hai pressioni importanti, cose importanti, giustamente, e io non potevo più dare questo. Quindi la mia scelta è stata dettata da questo punto di vista, non c'entra niente, il calcio esula dal calcio, io non ce l'ho con la società, non ce l'ho né con i compagni, non ce l'ho con i tifosi, io veramente, e non è facile per me, però è una scelta di vita mia personale, non so se qualcuno può capire il mio stato d'animo, ma è così, purtroppo è così. Poi dove andrò a giocare, quello che sarà, quello viene dopo, quella è una cosa secondaria, è normale trovare una squadra vicino a casa mia, perché quello che io volevo ottenere era quello di andare vicino a casa mia e sarò più felice e contento, e sarà la Matteo, mia in serenità. studio Salvatore Oridia, Roberto Giancone e Luciano Carava. Nel momento in cui c'è stato l'interruzione telefonica, si diceva, commentavamo in studio, si diceva grande carattere da parte di Guazzo, che è comprensibile anche come scelta di vita a 31 anni, una società importante come l'Entella, naturalmente tu non lo confermerai e quant'altro. Però si diceva anche coraggioso ad alzare la mano, però probabilmente perché aveva già virtualmente il contratto in tasca. No, io è normale, è un giocatore che quando fa gol, me lo insegnate voi, perché comunque quando fa gol a Salerno, e io ripeto, devo ringraziare Salerno perché mi ha dato una visibilità importante, è normale che ti chiamano tutti i giorni le squadre, mi hanno chiamato quante squadre, ma non è quello che ho alzato la mano, io ho alzato la mano perché la mia cosa era di capire se la società mi lasciava andare, la società mi ha dimostrato veramente attaccamento, perché devo ringraziare il presidente Lotito, che veramente ha fatto di tutto per mantenermi a Salerno, il presidente Mezzaroma, anche il direttore Fabiani hanno cercato di fare tutto per tenermi a Salerno. Purtroppo io questa scelta qua l'ho mai maturata, ho voluto pensarci qualche ora di più, ma non arrivavo alla conclusione. La conclusione mia era andare vicino alla mia famiglia, stare a casa. Questa era la mia cosa. Cioè nessuno poteva farmi cambiare idea, non so se riesco a rendermi idea, quello è il problema. Noi sappiamo, insomma, abbiamo provato a raccontare anche di una giornata abbastanza convulsa oggi. Hai fatto praticamente spola tra il Mediterraneo e la sede almeno 3-4 volte, un lunghissimo colloquio con Fabiani, nuovo direttore sportivo che si è insediato, ha provato a trattenerti, lo dicevamo proprio poc'anzi, ce l'hai confermato, non c'è stato verso. Insomma, Fabiani può essere l'uomo giusto per questa squadra, Matteo. Io ho avuto modo di conoscerlo poche ore, però mi sembra che è una persona che con carattere, con grossa personalità, che potrebbe fare il caso alla Salernitana per dare una scossa importante ai miei ex compagni che svoltino questa stagione. E io me lo auguro con tutto il cuore perché non sono parole fatte, ma tiferò per la Salernitana sempre, perché le emozioni che mi ha dato la Salernitana non le ho mai provate da nessun'altra parte. Questo lo dirò sempre. L'ho detto alla mia famiglia 10 minuti fa al telefono, vengo via con le lacrime perché quello che ho vissuto qua non l'ho mai vissuto, quindi per me è una sconfitta, però devo anche vivere e stare bene con me stesso, se non sto bene con me stesso Guazzo non renderà mai in campo, e io andare in campo e non dare al 100% una piazza del genere mi sembra giusto, questo secondo me a parere mio è volere bene una piazza, perché se avessi avuto male potevo stare a Salerno, sbattermi nelle scatole e pensare solo al contratto o quant'altro. Quando io mi sono sentito uomo di alzare la mano davanti a tutti e dire io non ce la faccio più a stare qua perché non ho la testa per dare un contributo alla Salernitana. Se Matteo. qualcuno è intelligente può capire e mi capisca. Poi ognuno può pensare che sono un traditore, ma non è così, credetemi. Passami una battuta, dici farò sempre il tifo per la Salernitana anche perché l'Entella sta nell'altro girone, quindi non l'affronti. Vabbè, ma questa era una mia battuta. Invece devo dire che Guazzo ha sempre detto, ma non oggi, ha sempre detto anche in dichiarazioni pubbliche, che quello che l'ha sempre impressionato, si parlava della curva, Salvatore, è che magari anche se la squadra stava perdendo, È se la vero. squadra stava andando male, stava giocando male,
ti incitavano fino all'ultimo. Poi magari al triplice fischio arrivavano bordate di fischi, però cosa che non gli era capitata magari in altre piazze dove pure aveva giocato, giusto Matteo? Giusto, questo è solo Salerno, ma questo è quello che voglio dire, che è una piazza, è una tifoseria che ringrazierò sempre per quello che ha fatto, perché veramente mi hanno dimostrato anche a me un attaccamento importante. E a me dispiace se pensano magari che io sia il traditore di turno, ma non sono il traditore di turno, ripeto, perché se avessi fatto il traditore di turno lo facevo a Salerno, rimanevo a Salerno non con la testa giusta. Si è parlato quindi anche molto di serate brave da parte di giocatori, insomma, per giustificare questo momentaccio, Matteo. Ma queste sono tante chiacchiere. Io purtroppo a volte, come ben sai, non vado molto d'accordo con i giornalisti. E la stampa, le cose, pompano molto le cose. È un dispiacere, perché se c'è qualcuno che fa le serate brave è poco professionale. Siamo stati tutti ragazzi giovani, mi sento un ragazzo giovane, anch'io ho fatto le mie cavolate, non a Salerno, premetto, perché a Salerno ho vissuto solo in quattro mura di casa e veramente sono stato anche male, perché vivere in una certa situazione, quindi non penso che sia quello il problema. Io spero che risolvino il problema e che si riprenda la marcia di prima. Quello hai sentito Lotito in mezzo a Roma? No, non l'ho più sentito io. Invece c'è Salvatore Riria che forse ti voleva dire qualcosa. No, lo volevo solo salutare. Matteo. Ciao Salvatore, ciao. Vabbè, comunque scusami per ieri. No. Non ho avuto proprio tempo per telefonarti, però ti voglio dire solo una cosa. Ti faccio i miei più sinceri auguri. Grazie per quelle che hai fatto a Salerno. Io il tuo carattere lo conosco, so che ragazzo sei un bravo ragazzo. Siamo convinti e sicuri che farai ancora bene come hai fatto a Salerno. Più di questo non ti posso dire. Poi le chiacchiere delle belle notte, belle serate, queste noi lasciano il tempo che si trova. Queste sono cose che si portavano tanti anni fa. Siamo nel 2014, queste cose non devono proprio esistere. Chi l'ha messo in mezzo sono solo stupidi. E per gente che sicuramente nel calcio non lo sa come si può comportare. Adesso io non devo difendere la categoria, ma questa non è stata una cosa che è uscita, insomma. No, perché io non volevo attaccare nessuno. Non sono stati giornalisti, no, Matteo. No, motivazione. E tu lo sai chi è stato, Matteo? Sì, per carità. Però e questa è pure colpa vostra, perché voi ve la fate con questi ragazzi, con questa gente. Vabbè, andiamo. Vabbè, comunque, andiamo. Io da parte mia e sicuramente da parte del mio club e di tutti i tifosi che ti stimano e ti vogliono bene, non resta altro, come hai parlato tu, è una cosa di cuore, perché io ti conosco, già conosco le tue cose per la testa quando non ci stai, sono convinto e sicuro che tu vai via, non per quello che si dice, ma soprattutto per la famiglia. Grazie per quello che hai fatto. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti, veramente. Matteo, un'ultima considerazione, hai salutato la squadra, che cosa hai detto? No, ho avuto modo poco di salutare la squadra, ma li chiamerò uno a uno per ringraziarli, per salutarli, anzi lo faccio pubblicamente, perché comunque ho passato un anno e mezzo dove ho condiviso momenti belli e momenti difficili, però sono stati grandi e gli voglio augurare di finire bene questa stagione al meglio possibile, di cercare di tirarsi su perché hanno un tifoso in più, veramente. La cosa, questo... il commento più bello che hai ricevuto da qualche tuo collega, non so se hai parlato con Perrone. No, il mister no, non ho avuto modo di parlare. No, i complimenti fanno sempre piacere, quindi me ne hanno fatti tanti. Io premetto, se potevo fare molto di più nel calcio, se forse avevo una testa diversa quando ero più giovane. Io l'ho sempre detto, ho sempre dichiarato, mi sono sempre messo la faccia di dire forse nella mia carriera ho sbagliato qualcosa. E quindi non volevo più sbagliare, volevo cercare di finire la mia carriera in un certo modo. Non la saluto, no. Matteo! Sì. Ma non hai salutato nessuno, allora domenica tu giochi con un'altra squadra. No, mister, non hai tenuto il tempo nemmeno di salutare a Perrone. È squalificato. Ah, no, cioè, squalificato. No, sì, ho avuto salutato mondo perché loro sono allenamento, io ho dovuto risolvere delle cose, non per quello, non per altro, no, ci mancherebbe. Qualcuno l'ho salutato, qualcuno lo chiamerò. Matteo, non hai salutato perché evidentemente qualche cosa è successo, Matteo. No, per due anni tu hai giocato insieme a tutti amici, no, così, e non salutarmi, Salvatore, Matteo, non ci dire bugie a noi, Sono rimasto dalle 9 alle 6 e mezza in sede, loro sono allenati. È vero, questo è vero, posso confermarlo perché avevo i miei inviati speciali. Bravo, li ho visti, qualcuno l'ho visto, l'ho salutato, gli altri li chiamerò e comunque avremo modo di vederci. No, assolutamente non è successo assolutamente niente, anzi, no. Bravo, va bene. Grazie a Matteo Guazzo, in bocca al lupo. Veramente vi ringrazio a tutti, un abbraccio di cuore e forza Salernitana sempre. Grazie a Matteo Guazzo, insomma, il commiato di Guazzo, l'addio di Guazzo.